Buon pomeriggio dalla redazione del TG6, bentrovati alla prima edizione del nostro giornale che si apre parlando di edilizia popolare perché ci sono delle novità contenute nella nuova legge varata dal Consiglio regionale, novità soprattutto in relazione allo stop agli abusivi e alla stretta sulla legalità negli alloggi di residenza pubblica. Sentiamo insieme le novità di questa legge nel servizio di Paolo Renzetti. Sono quattro le novità contenute nella nuova legge sulle case popolari approvata dal Consiglio regionale con un voto bipartisan con gli emendamenti di Lorenzo Sospiri di Forza Italia e Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Il primo punto fondante è il requisito di 5 anni di cittadinanza italiana, ovvero per i cittadini stranieri, la regolare residenza in Italia da almeno 5 anni. Secondo punto è il diritto di prelazione per i residenti da almeno 5 anni nel bacino d'utenza a cui appartiene il comune che emette il bando per gli alloggi popolari. Al terzo punto c'è lo stop ai pregiudicati. Chi fa richiesta di case popolari non deve aver riportato negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione dell'avviso condanne con sentenze passate in giudicato o di patteggiamento per delitti non colposi per i quali sono previste pene detentive non inferiori ai 5 anni. Ultimo punto, il giro di vite sugli abusivi. La legge infatti introduce il divieto per le società erogatrici di luce, gas e acqua di stipulare contratti per alloggi ATER con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione e l'interruzione del servizio nei casi accertati di occupazione abusiva. Il progetto di legge che porta la firma di Sospiri è stato sottoscritto anche dai consiglieri Gianni Chiodi, Mauro Di Dalmazio, Lucrezio Paolini e Sandro Mariani e modifica l'articolo 2 della legge 96 del 1996 che in sostanza permetteva di avere diritto a presentare domanda con la cittadinanza italiana o con la residenza anagrafica o con la documentazione di un'attività lavorativa per un mese, una legge varata quando i flussi migratori erano nettamente inferiori. Oggi, secondo l'Istat, in Abruzzo al 1 gennaio 2017 è straniero il 6,5% della popolazione residente, mentre sono 3.000 i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Quasi tutte le regioni, a partire da Toscana ed Emilia-Romagna, hanno già inserito il criterio della quantità temporale della residenza. L'Abruzzo si è adeguato andando oltre, per esempio, sulla legalità, anche perché da tempo vengono denunciati gravi problemi di controllo del territorio nei quartieri popolari, ad esempio a Pescara. Andiamo avanti. Chiedono alla ASL di Chieti Lanciano Vasto di porre fine con controlli serrati allo sfruttamento dei lavoratori che operano nelle ditte esterne che si occupano dei servizi negli ospedali. L'Unione Sindacale di Base è tornata a protestare sotto la sede dell'ASL Teatina nella giornata di ieri. Giovedì prossimo ci sarà un incontro con i dirigenti della ASL 2 per chiarire tutte le zone d'ombra delle esternalizzazioni. Sentiamo. Sono tornati a chiedere il rispetto dei contratti collettivi nazionali, i lavoratori delle ditte esterne dell'ASL di Chieti Lanciano Vasto che si occupano in appalto dei servizi ospedalieri. Ieri l'USB ha manifestato sotto la sede della direzione generale della ASL chiedendo un incontro al manager Flacco. Nel colloquio tra lavoratori sindacalisti e numero uno dell'ASL Teatina sono stati esposti nuovamente i problemi legati, a detta dei sindacati, allo sfruttamento del lavoro che alcune ditte appaltatrici metterebbero in atto nell'ambito dei capitolati d'appalto. Ci sono problemi nell'organizzazione del lavoro, salari sotto la soglia di povertà del 30-40% in meno rispetto ai colleghi con le stesse mansioni, contratti dalle 11 alle 14 ore settimanali che non vengono mai rispettati. All'ASL l'USB ha chiesto un controllo a tappeto che garantisca la legalità del lavoro. E voi siete, prima di tutto, come direttore generale della ASL 2, voi avete un ruolo di garante, voi dovete controllare che le condizioni di questi lavoratori siano dignitose e non è possibile ritrovarci dopo mesi che noi proviamo ad aprire un'interlocuzione con l'AS esattamente allo stesso punto di qualche mese fa. Anzi, oggi riscontriamo, e questo lo denunciamo pubblicamente, anche un atteggiamento vessatorio da parte di alcuni responsabili di queste ditte sui posti di lavoro. L'USB ha lamentato al manager Flacco anche la poca trasparenza dell'ente in ordine ad una richiesta di accesso agli atti del 22 di maggio scorso rimasta finora in evasa. Flacco ha garantito che giovedì prossimo ci sarà un incontro per cercare di chiarire tutte le situazioni opache anche con gli alti dirigenti dell'ASL 2. Intanto ha ribadito il mero ruolo di controllo sugli appalti che può avere la dirigenza dell'ASL. Ora, noi nell'ambito del capitolato
possiamo, ci dobbiamo giustamente, noi quando paghiamo, è il nostro lavoro, noi quando paghiamo andiamo a vedere il rispetto di quello che è il capitolato. E da 15 giorni abbiamo modificato anche il DEC, il dottor Gian Cristoforo, per vedere un po' più attentamente le varie situazioni. Ora, questa è la situazione. Poi l'organizzazione del lavoro e dell'impresa. Ci spostiamo alla Sevel di Atessa, dove la FIOM CGIL ha proclamato per oggi e domani due giornate di sciopero dello straordinario di 8 ore ciascuna. Ascoltiamo le ragioni di questa protesta nell'intervista a Davide Labrozzi, segretario provinciale del sindacato dei metalmeccanici. Noi contestiamo il ricorso continuo allo straordinario. Lo straordinario è uno strumento che dovrebbe in un certo qual modo servire a rispondere a momenti particolari del sistema produttivo e quindi in via del tutto eccezionale e non per gestire in maniera ordinaria il pacchetto dei volumi. Quindi noi diciamo assolutamente di no, e diciamo assolutamente di no anche perché non c'è una discussione vera su questo strumento e ad oggi addirittura la Sevel fa ricorso allo straordinario nel mese più caldo dell'anno, cioè luglio. Noi abbiamo ricordato a Sevel nel corso di questi giorni che continuiamo ad avere tante questioni aperte, il carico di lavoro in continuo aumento, la questione che riguarda la riduzione delle pause, il ricorso allo straordinario di sabato e io direi anche di domenica, che è una cosa ancora più grave, e poi anche le assunzioni. Noi abbiamo espresso un giudizio positivo nel corso degli ultimi giorni rispetto al fatto che la Sevel abbia deciso autonomamente di assumere delle persone, anche se la FIOM nel corso dei giorni precedenti aveva chiesto con forza la conferma dei lavoratori precari. Parecchie stabilizzazioni sono andate a finire nel settore del part-time, quindi è vero che ci sono più lavoratori con contratto a tempo indeterminato, parliamo di lavoratori part-time, e poi diverse assunzioni riguardano soltanto, come dire, il periodo estivo, e cioè il periodo in cui i lavoratori assunti a tempo indeterminato andranno in ferie. Adesso la cronaca. Una donna di 89 anni è stata investita questa mattina a San Salvo in via Estonia, nei pressi della villa comunale. La signora era a spasso con il suo cane e non si sarebbe accorta dell'arrivo di un Fiat Fiorino condotto da un 71enne. Per le prime cure sanitarie è giunta un'ambulanza della Valtrigno, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravi, tanto che è stato disposto il trasporto con l'eliambulanza atterrata nello stadio comunale Bucci presso l'ospedale di Pescara. La dinamica dell'incidente è al vaglio sia della polizia locale che dei carabinieri. Proseguiamo ancora con la pagina della cronaca. Nonostante un volo di una trentina di metri e i politraumi riportati, si è salvato l'uomo di Badia di Frisa che ieri mattina ha tentato il suicidio lanciandosi da un dirupo. La decisione di farla finita sarebbe scaturita dalla volontà della moglie di troncare il rapporto. Sentiamo. Tenta il suicidio per amore, ma i rovi lo salvano. L'episodio è accaduto a Badia di Frisa. Sono state ore di apprensione per la comunità del piccolo centro confinante con Lanciano. Sono le 6 del mattino quando DZ, 44 anni, operaio, si avvia con la sua auto verso una scarpata in località Costa di Chieti, a poche centinaia di metri da casa. L'allarme però scatta solo alle 10 quando la moglie chiama i carabinieri. Poco prima la donna aveva trovato l'auto del marito abbandonata nei pressi di un costone. L'uomo, riferiscono i carabinieri della compagnia di Lanciano, giunti per le ricerche sul posto assieme ai vigili del fuoco, avrebbe deciso di farla finita perché la moglie voleva lasciarlo. Individuato il corpo, dopo ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo il malcapitato. Sul posto anche il sindaco Nicola Labrozzi. Io lo chiamavo e lui rispondeva con dei lamenti per tutto il tempo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Chieti. Precipitato per più di 30 metri, l'uomo ha riportato politraumi. La caduta, dicono in paese, è stata attenuata dalla ricca vegetazione dell'area. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Pineto, dove questa mattina è stato inaugurato il ponte Zappacosta, sistemato dalla provincia di Teramo dopo le alluvioni del 2011 e del 2013 che hanno fatto tracimare il torrente Calvano. Sentiamo.
un'esigenza della cittadinanza, dei residenti, questo ponte serve per far vivere più sicuri gli abitanti della zona qui di Pineto? Noi nel 2011 e nel 2013 abbiamo subito queste due grandi alluvioni e da quando mi sono insediato in provincia nel 2015 ho cercato di mettermi alla disposizione del comune, della cittadinanza per recepire questi fondi e risolvere definitivamente il problema di questo ponte che purtroppo aveva una capienza nell'alveo di 6 metri, oggi la capienza dell'asta fluviale di 20 metri, quindi diciamo che il deflusso sarà molto più tranquillo e leggero, non tracimerà più come possiamo vedere nelle foto precedenti e quindi abbiamo dato una salvaguardia a questo quartiere che purtroppo ogni volta che arrivava l'alluvione soffriva di questa grande portata d'acqua. Oggi la riapertura significa intanto ridare un servizio perché si consente al territorio, soprattutto a questa zona, insomma, di usufruire di una viabilità anche per le attività commerciali molto importanti, ma soprattutto di tranquillizzare davvero centinaia e centinaia di famiglie che non ne possono più, non ne potevano più di trovare insomma, le proprie abitazioni allagate ogni volta che c'è stata una grande pioggia. Proprio qui sotto c'è il torrente Calvano che alcuni anni fa straripò causando gravi danni. Monticelli, oggi un'infrastruttura che viene inaugurata anche per rispondere ai mutamenti del clima. È vero che oggi il clima è cambiato, ma credo che anche l'idea della urbanistica moderna sia cambiata. Oggi non permetteremo più di costruire vicino agli argini dei fiumi, perché questo è inutile. Oggi con le bombe d'acqua che in mezz'ora riescono a fare la pioggia di un anno, compromette sempre di più la situazione che proprio in questi giorni si sta verificando al nord. Non è una questione di Pineto, di Borgo Santa Maria o di altre zone. Ormai è una scelta che bisogna fare coraggiosa nel campo dell'urbanistica e dell'ambiente, che gli argini dei fiumi devono essere lasciati liberi. Oggi non è più possibile, quindi bisogna ricorrere alle norme di salvaguardia che potrebbero essere queste infrastrutture che, come ho detto prima, grazie ai finanziamenti regionali e provinciali riusciamo a mantenere. Questo è un piccolo tassello perché nell'area di Pineto il rischio di esondazione è alta anche in altre parti, zona Villa Fumosa, Scerne, la Foggetta. Andiamo ancora avanti e cambiamo argomento. Strumenti a disposizione per il finanziamento agevolato delle nuove microimprese, oltre alle novità in materia di privacy e fatturazione elettronica. Questi gli argomenti al centro dell'iniziativa organizzata a Penne dalla CNA provinciale responsabile. Il responsabile della locale sede della Confederazione Artigiana, Ennio Napoletano, è intervenuto sulla crisi che ormai da tempo attanaglia l'area Vestina. Sentiamo il servizio di Vestina News. Ennio Napoletano è responsabile della CNA di Penne, si parla di microcredito per le medie e piccole imprese e per incentivi per i giovani. Com'è la situazione qui nel territorio dell'area Vestina? Beh, la situazione comincia a farsi sentire critica rispetto a tutta una serie di avvenimenti che sono accaduti anche nel passato. Noi come CNA ci stiamo riorganizzando e stiamo cercando di arrivare con una certa puntualità ad informare le nostre imprese di tutte le opportunità, di tutte le occasioni che capitano alla portata dei nostri artigiani. Partiamo questa prima nostra uscita proprio su un argomento fondamentale che riguarda il credito. Sempre più aziende, imprese, artigiani fanno fatica a ricorrere al credito, fanno fatica ad avere liquidità temporanea. Ecco, con questi sistemi, grazie ad alcuni bandi promossi dalla Giunta regionale, noi prontamente siamo a disposizione per garantire a tutte le imprese le informazioni necessarie e poi eventualmente anche la fase progettuale successiva, proprio perché la nostra organizzazione vuole tornare a dialogare con le imprese, con le aziende e per ridare vitalità a questo territorio che purtroppo continua a soffrire. Come possono avvicinarsi le aziende a voi? Siamo storicamente presenti sul nostro territorio da oltre 40 anni. Oggi stiamo cambiando pelle, stiamo percorrendo una sfida insieme a loro perché vogliamo reggere la competitività. Noi dobbiamo stare al passo con i tempi e vogliamo migliorare le loro condizioni. Quindi stiamo lavorando insieme a loro anche per formarle sotto l'aspetto innovativo e tecnologico. Si parla anche di ragazzi, di futuro, di che cosa potranno chiedere alla CNA di Penne? I ragazzi possono rivolgersi ai nostri uffici perché noi siamo in grado di iscriverli alla piattaforma regionale di garanzia giovani o di garanzia over. Noi siamo in grado di far incontrare la domanda e l'offerta, cioè noi siamo in grado di garantire l'informazione al lavoratore e all'impresa e far incontrare le richieste dell'impresa rispetto alle condizioni del lavoratore.
Il Comune dell'Aquila ha pubblicato nuovi bandi sia per i progetti case che per i MAP. A disposizione ci sono 80 alloggi. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Sono stati pubblicati sul sito del Comune due avvisi per l'assegnazione di 80 alloggi case MAP e un terzo per il cosiddetto bonus economico. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali del Comune, Francesco Cristiano Bignotti. Il primo dei due avvisi è rivolto a nuclei familiari sino a 4 componenti già costituiti e con reddito ISEE compreso tra un minimo di 12.000 euro ed un massimo di 30.000. Il secondo è rivolto invece a nuclei familiari di nuova costituzione, composti da single, coppie con o senza figli minori e con reddito complessivo lordo compreso tra i 13.000 e i 35.000 euro. È previsto il pagamento di un canone di locazione fissato in base al valore medio dei patti territoriali. Per accedere bisogna essere residenti nel Comune dell'Aquila o in quelli del circondario da almeno 5 anni. Si tratta di due provvedimenti coerenti con la nuova linea di gestione dei complessi case MAP. Oltre a fornire risposte alle esigenze di una parte significativa della popolazione, prevedono infatti, ha detto Bignotti, una gestione economicamente più sostenibile, evitando altri costi a carico della collettività. In discontinuità col passato, si darà inoltre la possibilità a molti giovani di uscire dal nucleo familiare di origine, conquistando l'indipendenza abitativa. L'amministrazione prevede, ha detto, di indire ulteriori bandi rivolti in particolare alle fasce deboli, sempre nell'ottica di una programmazione efficiente ed efficace della gestione dell'importante patrimonio immobiliare. È stato pubblicato un altro avviso, ha detto l'assessore, per contributi economici di sostegno al reddito, il cosiddetto bonus economico, in favore di nuclei familiari con richiedente di età inferiore ai 65 anni e con reddito ISEE fino a 6.000 euro. Si tratta di un importante provvedimento i cui indirizzi sono stati deliberati dall'amministrazione con l'obiettivo di supportare le numerose famiglie aquilane in difficoltà, concedendo un sostegno, una tantum. Quest'anno il beneficio riguarderà un numero maggiore di utenti, dal momento che il reddito massimo di accesso all'intervento è stato innalzato dai precedenti 4.000 ai 6.000. Sarà anche il momento di utilizzare un nuovo applicativo elaborato da Servizio Elaborazione Dati, il SED del Comune, per consentire il caricamento in tempo reale delle domande in modo da poter ridurre i tempi per la predisposizione della graduatoria. Cambiamo ancora una volta argomento. A Pescara, a Palazzo di Città, sono state presentate le iniziative relative alla logistica e alla mobilità per quanto riguarda la Notte Bianca che si svolgerà sabato 14 luglio. Vediamo. Proseguono i preparativi per la Notte Bianca di Pescara del 14 luglio, sarà una giornata di grandi eventi nel centro cittadino, ci sarà però anche qualche disagio, vice sindaco Blasioli, per i residenti, per gli automobilisti, e quest'oggi in conferenza stampa si parlerà proprio della logistica di questa Notte Bianca, cosa accadrà? Ma intanto abbiamo visto l'edizione del 2017 che è stata un'edizione molto molto positiva per la Notte Bianca, tuttavia alcuni disagi ci sono stati. Non mancheranno neanche quest'anno, però noi siamo andati ad intervenire principalmente sui disagi che abbiamo individuato nel 2017, cioè mezzi di trasporto della TUA, che ha collaborato con noi anche nella realizzazione della Notte Bianca del 14 luglio 2018, che però insomma erano pieni fin dalla prima fermata, quindi fin dal primo capolinea. Li abbiamo raddoppiati nella parte nord, dove avranno un percorso quasi integralmente in sede riservata, il che consentirà il passaggio ogni 10-15 minuti. Ci sarà anche un pezzo di strada parco che verrà utilizzato per il mezzo pubblico, mentre a sud le navette saranno addirittura 6, quindi sono state triplicate rispetto all'anno scorso, andranno da Piazza Italia. E anche questa è un'altra novità, le navette partiranno sia a nord che a sud da Piazza Italia, quindi dalla piazza del comune abbiamo evitato insomma che si dovesse ritornare per entrambe alla stazione centrale di Pescara per evitare dei doppi tragitti inutili. La navetta sud arriverà fino a Francavilla, saranno 6, inizieranno a circolare dalle 17 fino alle 4 di mattina, e questa è un'altra grande novità, e toccheranno sia a nord che a sud i principali parcheggi della città. Poi facciamo un appello naturalmente ai cittadini di Pescara e ai turisti naturalmente, che l'anno scorso abbiamo visto parcheggiare un po' dovunque. Si attrezzassero almeno i cittadini di Pescara a camminare a piedi, a utilizzare i bus navetta che sperimentiamo anche in questi percorsi privilegiati, e soprattutto in bicicletta, cioè facessero in modo che i parcheggi insomma siano riservati a chiunque verrà da fuori nella nostra città. Continuiamo con gli eventi di Pescara, perché si apre l'11 luglio con Motta la rassegna dedicata ai giovanissimi denominata Terra Sound, nuovo festival che si svolgerà nell'ex COFA dall'11 al 14 luglio, come detto, e ospiterà oltre 40 talenti fra nazionali e locali.
eventi in tutta la città. Quest'anno animeremo, come lo scorso anno, l'area COFA Eventi, l'area della ruota panoramica, che sarà protagonista di un festival dedicato ai giovanissimi, alla musica trap, alle nuove generazioni. Avremo le massime espressioni a livello nazionale ed internazionale di questo genere musicale che oggi va per la maggiore, a partire dall'11 al 14 luglio. Avremo una serata particolare anche in concomitanza della Notte Bianca dell'Adriatico. Avremo dei nomi come Sfere Basta, Motta, Fra Quintale, e oggi annunciamo anche un nome importante nel programma degli eventi della Notte Bianca dell'Adriatico, che è quello di Alborosi, appartenente alla massima espressione della musica reggae a livello internazionale. Sicuramente arricchirà anche il calendario degli eventi organizzato nella Notte dell'Adriatico, in programma il 14 luglio, con un'area musicale capace di andare avanti dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino. Questa è la prima edizione del Terra Sound, che si terrà appunto all'ex COFA dall'11 al 14 luglio. Proprio sotto la ruota panoramica abbiamo scelto questa location molto grande, anche facilmente raggiungibile al centro della città, anche suggestiva se vogliamo, a ridosso tra il mare e il fiume. Ci sarà per la prima volta a Pescara questo, un festival di cui noi andiamo molto fieri, così grande, sicuramente di livello nazionale, con oltre 40 artisti nei 4 giorni. E l'11 e il 12 avremo due giornate con ingresso a biglietto, mentre il 13 e il 14 due giornate di ingresso gratuito. Il 14 con influiremo anche noi nel programma della Notte Bianca, e quindi andremo avanti con tutta la musica dalle 6 di pomeriggio fino all'alba. Da domani e fino al 15 luglio a Roseto degli Abruzzi si accendono i riflettori del jet set cinematografico per la 23esima edizione di Roseto Opera Prima, rassegna dedicata ai nuovi talenti della regia. Tanti registi esordienti del cinema italiano si sono dati appuntamento dall'8 al 15 luglio a Roseto per la 23esima edizione di Roseto Opera Prima, il festival cinematografico ideato dal regista Tonino Valeri in collaborazione con Mario Giunco. La kermesse è dedicata, come detto, ai registi esordienti del cinema italiano e rappresenta uno degli eventi istituzionali più importanti del cartellone estivo 2018 di Roseto degli Abruzzi. L'edizione di quest'anno ha l'ambizione di essere innovativa rispetto alle precedenti, elevando a livello nazionale la comunicazione e il brand della città e del suo festival. Tanti infatti i volti noti del mondo del cinema e della TV nazionale e internazionale, ospiti del festival, da Valeria Marini a Clayton Norcross, da Eva Grimaldi a Giovanni Cialci e a tantissimi altri. In totale sono 7 i film in concorso, selezionati per garantire una pluralità di genere, e poi c'è il film fuori concorso per la serata finale, tutti giudicati dalla giuria pronta a valutare le opere prime dell'anno. Abbiamo tantissimi ospiti, questi ospiti, a differenza degli altri anni, non sarà un mordi e fuggi, ma sono ospiti che interagiscono con la cittadinanza. Altre novità che Roseto Opera Prima esce da questa piazza della Repubblica. Dopo tanti anni hanno pensato di fare qualcosa di diverso anche per i giovani, tanto che abbiamo l'ultima sera presso il Lido La Bussola, abbiamo Opera Prima on the Beach con due DJ, poi abbiamo anche un corner culturale, perché presso in Caffè Salotto la presentazione dei libri, quindi veramente Roseto Opera Prima, cultura e turismo. Abbiamo cercato di non concentrare ma di diluire tutto questo popolo di attori durante tutte le sere appunto del festival. La cosa importante secondo me è il format che cambia. È il format che cambia perché è sicuramente sì basato sul cinema, ma il cinema in senso allargato, quindi abbiamo cercato di inserire dentro le estemporanee di arte sul cinema, abbiamo cercato di inserire dentro degli eventi per i giovani, quindi un party, l'opera prima on the beach fatto sulla spiaggia, dove saranno presenti anche gli influencer, il premio per il miglior influencer dell'anno. Nello stesso tempo quello che stiamo cercando di fare invece è anche ampliarci al mondo dei libri, quindi con una serie di iniziative nel pomeriggio che sosterranno appunto questa manifestazione. I tutorial di danza su Google Play, dunque sulle piattaforme online, parlano abruzzese. Andiamo a vedere perché. Parliamo di un progetto abruzzese d'eccellenza che riguarda la danza, dei videocorsi che sono addirittura stati scelti da Google Play come esempio mondiale per quanto riguarda i tutorial della danza.
Sì, Dance TV è un giovane progetto abruzzese finalizzato alla diffusione e l'insegnamento della danza a livello globale con le moderne tecnologie che grazie al dinamismo di tutto il nostro staff ha raggiunto livelli di eccellenza che poi sono stati scelti, selezionati da Google Play e quindi a questo punto diffusi in tutto il mondo. Qual è la particolarità di questi corsi? La particolarità è la suddivisione di questo format web televisivo in diverse sezioni, come per esempio le lezioni live, oppure le repliche di tutte le lezioni live, oppure dei brevi tutorial che nella fattispecie sono appunto distribuiti da Google Play. Come si fa a imparare la danza guardando un video? Ecco, oggi anche un piccolo smartphone può essere trasmesso su grandi schermi mediante gadget o cavetti. È molto semplice poter vedere l'insegnante a misura quasi reale su un mega schermo e quindi si ha la sensazione di essere proprio lì. Quanto tempo ci vuole per imparare a ballare? Certo, non da professionisti, ma insomma da buoni provetti. Noi crediamo che con Dance TV il percorso sia molto breve, comunque nell'ordine di un paio di mesi. Dipende ovviamente dalla volontà dell'allievo. Adesso apriamo la pagina dello sport ufficiale, il ritorno in biancazzurro del centrocampista Andrea Palazzi dall'Inter, vicinissimo anche il classe 99 della Roma Antonucci, ma ora è caccia alla prima punta. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. In casa Pescara è ufficiale il ritorno del centrocampista dell'Inter Andrea Palazzi, torna in prestito con diritto di riscatto ma con controriscatto da parte dell'Inter che quindi continuerà ad avere anche in futuro il controllo sul ragazzo. Una nuova opportunità per il centrocampista che nella sua prima esperienza in bianco-azzurro è stato particolarmente sfortunato. Qualche problema fisico all'inizio della stagione prima della lesione del legamento crociato durante Spezia-Pescara dello scorso novembre, partita terminata 4-0. Altro arrivo per il Delfino è quello di Mirko Antonucci, giovane della primavera della Roma. La formula anche per questo giocatore è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società giallorossa, che lo ha già fatto debuttare in campionato ed anche in Champions League. Antonucci inizierà lunedì la preparazione agli ordini di Eusebio Di Francesco, ma l'accordo col Pescara è ormai ad un passo e il giovane attaccante è pronto per mettersi a disposizione dell'allenatore biancoazzurro Beppe Pillon. Davanti però serve anche una prima punta dopo l'addio di Pettinari. Ma le trattative non sono affatto semplici. Melchiorri è un obiettivo concreto, ma è complicato riportarlo in biancoazzurro, soprattutto considerando le richieste molto alte del Cagliari. Discorso più semplice per Gaetano Monachello, che il direttore sportivo Luca Leone conosce bene, vorrebbe riportare in Abruzzo dopo l'esperienza alla Virtus Lanciano. Leone vorrebbe mettere in piedi un colpo doppio con l'Atalanta, proprietaria del cartellino di Monachello, strappando la conferma di Capone, ma non sarà facile. Le alternative a Melchiorri e Monachello potrebbero essere Petkovic o Arrighini, ma sono piste più defilate, almeno al momento. Il direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi, parla del mercato biancorosso confermando quanto era filtrato nei giorni scorsi. Caidi e Amadio, tra coloro che sono sotto contratto, sono i due destinati a lasciare il Diavolo. Agnia Cantagalli. Direttore, ormai manca poco per la partenza del ritiro fissato per il 18 luglio. A che punto è il Teramo a livello globale? Ma in settimana e fine settimana prossima completeremo un po' i quadri, non al 100% perché poi aspetteremo verso la fine del mercato qualche altra situazione di giocatori funzionali al progetto Teramo, però ecco, dobbiamo in ogni maniera ringiovanire la rosa, ma con dei ragazzi 97-98 giusti che abbiano già avuto esperienze per questa categoria sicuramente. In questo momento di calciomercato si parla anche dei giocatori che sono sotto contratto, quali e quanti secondo lei potrebbero effettivamente essere ai nastri di partenza il 18 luglio? Ma è chiaro che dovesse partire qualche anziano, tra virgolette, che sono 6-7 anni che è qui a Teramo, dispiace a tutti e a me anche come al presidente, però ecco, un ringiovanimento per forza di cosa passa attraverso questi ragazzi. Si riferisce nello specifico, vista questa permanenza di 6-7 anni che ha detto, a Caidi e ad Amadio?
Ma sono due ragazzi ottimi, vogliono un bene incredibile alla città e al presidente, però potrebbero essere questi due i primi a poter dare la possibilità di altri lidi. Poi se dovessero rimanere non succede nulla, ci mancherebbe altro. Come le sembra il Teramo che sta piano piano prendendo forma, il Teramo per la prossima stagione? Il primo acquisto è stato Piccioni, per questo motivo lo conosciamo benissimo, conosciamo il carattere, conosciamo la personalità, le qualità del ragazzo. E poi a cascata lo stesso Di Renzo, lo stesso Zenuni, Zecca e Ranieri, se avremo questa possibilità e fortuna di acquisirli. Abbiamo altre idee e poi ieri abbiamo ceduto un nostro ragazzo 2002 Vinagri alla Ternana per ampliare un po' il percorso futuribile del ragazzo. Ecco, stiamo cercando di percorrere tutte le strade affinché il Teramo sia ancora migliorabile. Per un giovane che parte potrebbe arrivare Ferretti proprio dalla Ternana? Ma ne stiamo parlando, non è certo, è un grandissimo giocatore di livello superiore, abbiamo parlato anche con il mister della Ternana, abbiamo chiesto, sarebbe un ottimo colpo per il Teramo, ma no, sicuramente non sarà facile. Adesso invece il ciclismo, il corridore abruzzese della Bardiani CSF Giulio Ciccone, ospite nei nostri studi giovedì sera nel corso della trasmissione Velo, ha parlato della sua stagione fino a questo punto sottolineando l'importanza della sua preparazione invernale. Vediamo. Il picco di forma era tutto indirizzato per i mesi di aprile e maggio, dal Trentino al Giro d'Italia, ecco. Poi all'inizio i programmi erano quelli di staccare subito dopo il Giro d'Italia e di fare la settimana di stacco, appunto, nel mese di giugno. Invece poi la squadra ha deciso di farmi tirar dritto, mi hanno fatto correre Lugano, sì, l'Adriatica Ionica e poi il campionato italiano. Quindi ho corso ancora un mesetto e poi appunto adesso sto facendo la settimana di riposo. L'anno scorso è stata una stagione un po' difficile, dopo le operazioni è stato un anno un po' particolare dove avevo perso diversi mesi, quindi ero arrivato al Giro di Lombardia completamente scarico e mi ero ripromesso di fare un inverno fatto bene, una stagione fatta tutta. Difatti ho staccato poco, ho fatto solo 15-20 giorni di scarico tra una stagione e l'altra e sono partito subito a tutta con un inverno fatto bene, ecco. E quando fai una base, diciamo, importante, poi i risultati li vedi subito e la differenza c'è stata sin da subito, ecco. Poi ultimamente negli ultimi anni le stagioni iniziano sempre prima e finiscono sempre dopo, quindi ci sono corridori che finiscono di correre a novembre e iniziano a correre a gennaio, quindi il periodo di stacco invernale si è praticamente minimizzato di tanto, ecco. Quindi non è facile, ecco, recuperare bene e gestire la nuova stagione. Purtroppo la critica c'è sempre, c'è stata e continuano a farmele per il modo di correre, però sono anche dell'idea che sbagliando magari si impara e degli errori che fai adesso magari in un'occasione futura cerchi di non ripeterli. Però l'istinto del corridore quando sei lì ti parte da dentro e penso che nessuno può controllarti o dirti è presto, è tardi. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.